Lis Gomis, nuovo portiere del Teramo, intanto benvenuto e fai parte di una famiglia che di portieri se ne intende. Sì, in famiglia siamo tanti portieri e colgo l'occasione per ringraziarvi per il benvenuto, sono contento di essere qua. Ma chi è il migliore tra di voi? È una domanda che ci fanno spesso, noi diciamo sempre che Alfred ha la più visibilità essendo che gioca in Serie A, però Maurice ha molte qualità importanti, infatti ha vinto il mio portiere in Serie D, adesso è stato acquistato dalla SPAL, anche David non se la cava male. Senti, è stato importante il mister Zichella affinché tu venissi qua perché insomma lo conosci da tempo? Sì, perché c'erano anche molte altre offerte, o di la verità. La scelta era allertante, poi quando mi ha chiamato il mister direttamente non potevo dirgli no perché ha fatto tanto per me nelle giovanili e devo ricambiargli il favore che ha fatto a me. Sei in più un portiere di posizione, un portiere esplosivo, e quali sono le tue caratteristiche principali? Diciamo che io, a me piace essere protagonista in una partita, quindi sono un portiere che cerca di dare tutto ai miei compagni, però l'esplosività, l'attività è il mio punto di forza. Tra le tue esperienze passate, lo scorso anno eri a Pagani, ma sei stato ad esempio a Trapani, a Lecce, insomma quali sono le esperienze che più ti hanno dato qualcosa? Beh, sinceramente Torino perché mi ha permesso di giocare in Serie A, in Serie B, Trapani mi sono confermato in Serie A e poi c'è avuto la parentesi importante Frosinone che dopo che ha vinto il campionato mi ha acquistato, mi ha portato a Frosinone. Ho giocato una piazza come Lecce, però una piazza particolare, e poi sono andato a Pagani in questo anno e mezzo, sono cresciuto come giocatore e come uomo e adesso mi trovo a affrontare questa piazza, una grande piazza che ha vissuto trascorsi non molto felici, ma quest'anno ripartiamo col passato lasciato alle spalle, pensiamo al futuro perché è l'unico modo per migliorare. L'obiettivo mio personale è dare una mano ai giovani perché essendo uno dei grandi devo essere per loro anche un leader e soprattutto incidere in questo campionato. Chiudiamo con una battuta, sei contento dell'arrivo di CR7 alla Juventus? Forza Toro sempre.